50.000 del San Paolo per spingere il Napoli alla prima vittoria in casa, la voglia della Roma di chiudere 8 giorni perfetti iniziati con il successo dell'Inter sull'Inter e proseguiti con il 2-1 al Cluj. Amici sportivi, benvenuti al San Paolo, il fascino unico di una sfida storica. È Napoli-Roma, il saluto da Riccardo Gentile, Antonio Di Gennaro. Al Pocio Lavezzi, può sfidare i due difensori della Roma, la velocità di Lavezzi, Juan lo aspetta, Lavezzi le sue finte, prova col sinistro, è un passaggio all'Opont, in realtà un passaggio c'era. L'attacco del Napoli, fuori gioco secondo il guardalinee, le proteste del pubblico di Napoli, reagisce male anche Dossena che calcia ugualmente il pallone dalle parti di Lobont. Ha perso il parastinco, intanto Menes, pallone interessante per Hamsik, attenzione, c'è Cavani dentro, Hamsik, De Rossi su di lui, Hamsik, sinistro, Lobont. Borriello arriva su questo pallone, lo tocca all'indietro, Sissigno, chiama palla a Rise dall'altra parte, il cross di Sissigno, pallone per Totti, limite, tocco morbido, a cercare Borriello, Borriello, pallone interessante, prova a girarsi. Alla fine commette fallo, anche se involontariamente, Borriello, perché è stato molto bravo su di lui ad intervenire il giocatore del Napoli. Lavezzi, c'è Cassetti davanti a lui, parte il cross, Hamsik, grande aggancio, Hamsik, Lobont, superlativa la risposta di Lobont. Totti per Borriello, De Santis, c'era stata una deviazione. Brighi, morbido per Rise, possibilità per la Roma, prova il cross, la deviazione di Campagnaro, ancora Rise, pallone fuori, De Rossi al volo, la deviazione, il Napoli che riparte, attenzione, Cavani, la sua fuga, Cavani, deve rientrare Burdisso, Cavani punta la porta, Cavani, sinistro, la ponta, Burdisso, e poi la Roma si salva. Lavezzi, perfetto lo stop, grande qualità per il Pocio Lavezzi che punta l'area di rigore, se ne va a Cassetti, imprendibile il Pocio, Lavezzi fino in fondo, Lavezzi dentro, Lobont. Juan sbaglia e allora ne approfitta il Napoli, Cavani, Cavani, Cavani col destro, Juan, un salvataggio prodigioso. Cassetti su di lui, Lavezzi per Dossena, un'invenzione, attenzione, Dossena può mettere dentro, dove c'è Cavani, arriva Hamsik, la botta rete, Hamsik, il Napoli in vantaggio, quarto gol alla Roma di Marek Hamsik. L'hai detto Riccardo, un'invenzione, sempre Lavezzi quello che la inizia, perché aspetta di andare centralmente, poi riesce sempre con questo baricentro a sterzare e a rimandare il compagno che si era inserito molto bene. Fa vedere Totti, Aronica su di lui, Totti se ne va, attenzione, limite, Totti resiste alla carica, può allargare per Rosi, possibilità, Rosi subito cross, Vucinic può controllare il destro di Vucinic, De Santis, Rise in pressione, Brighi ha recuperato, ha lasciato giocare tagliamento, Jebda, pallone interessante, attenzione, possibilità per il Napoli, occhio al cross dentro, deviazione, rete, rete, 2-0, forse autogol. Senza dubbio autogol, perché in questo caso su quella fascia ha preso palla Brighi e poi Rise non ha avuto la capacità di marcare, è andato poi sul secondo palo, ha cercato il tiro deviato, in questo caso ha preso il contropiede Lobont. Finisce qui senza bisogno di allungare, fino a 3 minuti di recupero, 13 anni dopo il Napoli batte al San Paolo la Roma, vince la prima in casa in questo campionato, 2-0. Penso che la grinta che abbiamo messo in campo, penso che è stata la cosa che ci ha aiutato di più per ritrovare una vittoria qua che era da parecchio tempo che non vincevamo.